Festival della Scienza mi ha dato questa opportunità, infatti ringrazio l'organizzazione Francesca Messina, Claudia Ribet che sono state di grandissimo supporto, di grande aiuto nel concepire questa conferenza spettacolo. Conferenza spettacolo il cui titolo è L'acqua per nutrire il pianeta ed è articolata in un attimo. Alto tasto. Cominciamo quando funzionerà, nelle prove sta funzionando. Ok, allora, questa conferenza spettacolo è articolata in tre parti. La prima è la parte della conferenza, quindi la parte diciamo scientifica. Io farò una breve relazione introduttiva su alcuni dei problemi che riguardano le risorse idriche, anche su alcuni dei temi che sono stati poi i miei temi di ricerca degli ultimi anni. Seguirà un intervento di Alessia Capoccia e Laura Marangoni, due giovani ricercatrici che hanno partecipato al Master in Green Management 2012-2013, che parleranno di un aspetto estremamente interessante della gestione dell'acqua, che è l'impronta idrica, cioè la quantità di acqua necessaria per produrre beni e servizi. Laura e Alessia analizzeranno l'impronta idrica del settore alimentare, cioè quanta acqua viene utilizzata per produrre alimenti. La quantità di acqua che viene utilizzata nei processi produttivi poi tesi alla lavorazione dei prodotti alimentari è enorme. Serve acqua per lavare la materia prima, per lavorarla, per la pastorizzazione, per il scaldamento e il raffreddamento. Quindi c'è un ciclo produttivo molto articolato con un grande consumo di acqua e questo quindi sarà l'oggetto del loro intervento. Quindi dove il sistema fa acqua? Seguirà un intervento di Dario Savini e Sergio Modenese dell'Ecosistemi spin-off accademico dell'Università di Pavia. Dario e Sergio ci parleranno della nuova frontiera della depurazione, che è la fitodepurazione. I processi di depurazione dell'acqua sono processi ad alta intensità energetica. La depurazione verde è la nuova frontiera, cioè un tipo di depurazione che utilizza funghi e piante per la depurazione dell'acqua, quindi è veramente il futuro della depurazione delle acque. Seguirà, per concludere questa parte, diciamo, scientifica, Leonardo Salvemini dell'Università Statale di Milano, che ci parlerà invece dell'acqua come bene comune. Questo è un tema oggetto di un grande dibattito internazionale. L'acqua è una risorsa comune, è un bene che serve per la sopravvivenza dell'umanità, ma è anche un bene oggetto di interessi di mercato. Quindi il grande dibattito che ha infiammato gli ultimi forum dell'acqua mondiale era se l'acqua dovesse essere considerato un bisogno, quindi un bisogno come tale, quindi da sottoporre alle leggi del mercato, da qui la mercificazione dell'acqua, oppure se l'acqua fosse un diritto, quindi un diritto inalienabile dell'individuo e come tale, quindi l'acqua non potesse essere sottoposta a quelle che sono le regole del mercato, quindi a una tariffazione che rende spesso impossibile per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo acquistare l'acqua necessaria per la sopravvivenza. Questo quindi per chiudere la parte della conferenza. Seguirà poi la parte, diciamo, artistica, quella appunto che traduce in maniera creativa i concetti che noi esprimiamo nella prima parte. E ci sarà quindi questa performance, Water Memory, che è stata ideata da Raffaele Di Martino di Studio Zud, con Sonia Di Gennaro e musiche di Giovanni Floriani. L'ultima parte prevede la proiezione di alcuni estratti da Flow. Flow è un documentario che è stato prodotto qualche anno fa da una regista francese ed è un documentario molto interessante perché attraverso immagini interviste ad esperti ma anche ad attivisti, quindi a persone che si battono contro la privatizzazione dell'acqua, ci dà un'immagine dei problemi ambientali, economici ma soprattutto sociali legati appunto all'utilizzo di questa risorsa. Incomincio quindi con la mia breve presentazione che è appunto introduttiva, il pianeta blu. Eugenia, sotto, qui sotto. Ok, scusate, non è stata una mia. Ok, allora,
questa immagine è un'immagine un po' provocatoria, no? Il nostro pianeta viene spesso rappresentato come il pianeta blu, questa è l'immagine della Terra dallo spazio ed è effettivamente quella di un pianeta in cui prevale l'acqua. Sulla destra invece abbiamo un'immagine che in qualche modo contrasta con questa visione della Terra come pianeta ricco di acqua lussureggiante ed è invece un'immagine che riguarda alcune parti del nostro pianeta che registrano sempre più spesso, anche a causa del cambiamento climatico, un processo di inaridimento, quindi perdita a causa della mancanza di acqua, perdita della biomassa del terreno, quindi rarefazione della vegetazione, processi di degrado del suolo che creano le condizioni poi per la desertificazione. In realtà l'acqua sul pianeta potremmo dire che è scarsa e mal distribuita. Solo ben il 97% dell'acqua presente sul pianeta è costituita da acqua salata, dall'acqua del mare, e solo il 2,5% è rappresentata da acqua dolce. Di quest'acqua dolce, come vedete nell'istogramma più piccolo, ben il 70% è immagazzinato in neve e ghiacciai, 30% in acque sotterranee, spesso acque anche collocate a grande profondità, quindi grossi costi anche energetici per la captazione di quest'acqua, e solo lo 0,3% è rappresentato da acqua dolce, quindi da fiumi e laghi, quindi dalle acque superficiali. In realtà quindi solo lo 0,1% dell'acqua presente sul pianeta è direttamente accessibile per il consumo umano. Ci sono quindi, questa è una cartina della FAO, che rappresenta appunto la scarsità di acqua sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. La scarsità dal punto di vista ambientale è quella che caratterizza ampie parti del pianeta, vedete tutto il Nord Africa, il Medio Oriente, la penisola arabica, alcune zone dell'Asia centrale, dell'Australia, degli Stati Uniti, e sono aree in cui per le condizioni agroclimatologiche la quantità di acqua è scarsa e soprattutto esiste una forte pressione umana sulle risorse, quindi tassi di sfruttamento molto elevati che superano il 75%, quindi la gran parte dell'acqua disponibile è già utilizzata nelle varie attività produttive. Alla scarsità ambientale però si associa poi quella che viene definita la scarsità dal punto di vista invece economico ed è quella, come potete vedere, che caratterizza soprattutto l'Africa. L'Africa che ha sicuramente delle situazioni di scarsità che sono quelle che caratterizzano soprattutto la zona della fascia del Sahel, la fascia saheliana, ma per il resto l'Africa è ricca di corsi d'acqua. Pensate alla presenza di grandi fiumi come il Nilo, il Niger, quindi grande quantità di acqua, ma in realtà in queste aree la scarsità è il risultato di vincoli economici e istituzionali, cioè non esistono capacità tecniche da parte dei governi, non esistono soprattutto finanziamenti resi necessari dalla creazione, per creare le reti idriche, quindi per assicurare alla popolazione l'approvvigionamento idrico. Queste quindi diciamo, sono le zone di sofferenza, mentre chiaramente quelle in verde sono quelle zone che si caratterizzano per poca o nessuna carenza di acqua. L'acqua quindi è per molti, ma non per tutti. Più di 1 miliardo di abitanti del pianeta non dispone di acqua potabile. Quando parliamo di disponibilità di acqua potabile, parliamo dell'accesso ad almeno 20 litri di acqua pro capite da una fonte d'acqua sicura, quindi una fonte di acqua potabile, situata almeno a meno di 1 chilometro di distanza. Quindi 1 miliardo e 200 milioni di abitanti del pianeta non hanno acqua non solo a casa, ma neanche nelle immediate vicinanze. E questa mappa della scarsità coincide con la mappa della povertà. Quindi chi non ha acqua sono spesso i più poveri. 2/3 della popolazione mondiale priva di acqua è anche quella che vive con meno di $2 al giorno, quindi quella che rientra nella fascia di povertà. Cosa succederà nei prossimi anni? Queste sono delle previsioni sull'incremento dei prelievi al 2025, quindi un arco di tempo non troppo lungo, che però mostra come si prevede un ulteriore incremento dei prelievi, legato naturalmente all'aumento dei bisogni, all'aumento della domanda e anche all'aumento della popolazione del pianeta. L'incremento sarà intorno anche al di sotto del 20% per i paesi sviluppati, ma sarà del più del 50% per i paesi in via di sviluppo, quindi una situazione di crescente pressione sulle risorse. In questa situazione che abbiamo visto si caratterizza per aree di scarsità, per sofferenza idrica,
Come interviene il cambiamento climatico? Gli esperti definiscono il cambiamento climatico un moltiplicatore di rischi, cioè il cambiamento climatico va ad aggravare una serie di condizioni di sofferenza, una serie di problemi ambientali, e nel caso dell'acqua il cambiamento climatico rischia di aggravare la crisi idrica. Perché? Chiaramente un riscaldamento climatico globale provocherà una riduzione delle precipitazioni in alcune aree del pianeta, provocherà un aumento dell'evapotraspirazione, cioè temperature più elevate, implica anche il fatto che l'acqua che cade sulla Terra evapora molto velocemente a causa appunto delle temperature, incremento della domanda idrica, riscaldamento climatico porterà un aumento della domanda di acqua in tutti i settori produttivi, in particolare per il settore agricolo, e poi ultima ma non per importanza, e la maggiore intensità e frequenza di eventi climatici estremi. Quando parliamo di eventi climatici estremi legati al cambiamento climatico, parliamo di problemi legati all'eccesso o alla carenza di acqua, perché il cambiamento climatico, come sottolineano i rapporti dell'International Panel on Climatic Change, che è questo organismo intergovernativo che raccoglie dati e fa anche proiezioni sugli effetti del cambiamento climatico, sottolineano appunto il fatto che si intensificheranno gli eventi sia caratterizzati da piogge molto violente, quindi inondazioni, esondazioni di fiumi, alluvioni, sia ondate di siccità, quindi ondate di assenza di precipitazioni, quindi lunghi periodi con assenza di precipitazioni, che peggiorerà quindi la situazione delle aree che già sono afflitte da problemi di scarsità. Questo slogan, il mondo ha sete perché noi siamo affamati, era stato utilizzato dalla FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua che si tiene il 22 marzo di ogni anno. Beh, nel 2012 la FAO ha proposto questo slogan perché in realtà la maggiore quantità di acqua utilizzata è per l'agricoltura e per nutrire il pianeta. Più del 70% delle risorse idriche mondiali sono destinate all'agricoltura, e l'aumento della popolazione, che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, porterà un forte incremento della domanda di cibo, quindi il 60% di incremento della domanda idrica, della domanda di cibo, un 20% di incremento del fabbisogno idrico, quindi ancora più acqua per l'agricoltura. La pressione sulle risorse idriche è legata non soltanto alla necessità di sfamare una popolazione in continuo aumento, ma in qualche modo è legata anche al cambiamento della dieta che si sta verificando alla scala planetaria. Cioè anche i paesi emergenti come la Cina e l'India, che erano paesi che avevano una dieta a prevalente contenuto di una dieta vegetariana, si stanno spostando verso una dieta proteica. Quindi per produrre carne c'è bisogno di un enorme quantitativo di acqua, quindi il cambiamento della dieta mondiale porterà un ulteriore aumento della pressione sull'acqua. Questo cosa vuol dire in termini concreti, no? Per tradurre anche questo in abitudini di consumo? Per salvaguardare le risorse è necessario anche cambiare la nostra dieta, quindi cercare di consumare quantomeno carne, cercare di consumare quantomeno prodotti ad alta intensità idrica, quindi prodotti che hanno bisogno di elevati quantitativi di acqua. E questa è quanta acqua mangiamo, cioè ogni individuo consuma tra i 2 e i 4 litri di acqua per bere, ma ne consuma tra i 2.000 e i 5.000 per mangiare. Questa è l'impronta idrica della nostra alimentazione, e che come vedete mostra una quantità di acqua per produrre un chilo di grano pari a 1.830 litri, ma ben 15.400 litri per produrre un chilo di carne. Anche questo è facilmente diciamo comprensibile, no? per il foraggio necessario per allevare il bestiame implica appunto un grosso consumo di acqua, così anche per allevare il bestiame e poi per la macellazione. Quindi l'impronta idrica della carne è un'impronta molto accentuata. Questo tema dell'impronta idrica però poi sarà approfondito dalle nostre ricercatrici che seguiranno. Quindi possiamo dire che da questo quadro che abbiamo tracciato, quindi problemi di scarsità, necessità di nutrire una popolazione mondiale in continuo aumento, forte fabbisogno idrico da parte dell'agricoltura, l'acqua è in qualche modo l'elemento che collega il cambiamento climatico alla crisi alimentare. Come abbiamo già detto prima, gli eventi climatici estremi minacciano sia di distruggere i raccolti, sia di accentuare quelle situazioni di penuria idrica già esistenti, determinando quindi un calo della produttività agricola. Quindi distruzione dei raccolti e riduzione della produttività agricola in molte parti del pianeta.
E questa incidenza del cambiamento climatico sulla produzione e sui prezzi delle derrate alimentari è qualcosa che già si è manifestato nel 2008, come potete vedere. Questo è il Food Price Index, un indice dei prezzi delle derrate alimentari di base, quindi grano, mais e riso. Come potete vedere, nel 2008 si è registrato un picco, cioè un aumento del prezzo, che è stato determinato da diversi fattori, ma che ha visto un ruolo determinante nei cattivi rapporti che si sono registrati in alcuni dei grandi esportatori mondiali di cereali, cioè Stati Uniti, Russia. Il prezzo poi nel 2009 si è nuovamente abbassato, salvo rialzarsi nel 2011. In questo caso il rialzo del prezzo è stato ancora più fortemente determinato da una serie di annate cattive, cioè di cattivi raccolti nei paesi esportatori di cereali. Il prezzo si è in seguito nuovamente ridotto, però come potete vedere si colloca comunque a livelli molto più elevati di quelli di partenza. E quello che sottolineano gli esperti della FAO, dell'OCSE, è che nei prossimi anni il prezzo delle derrate alimentari tenderà a crescere. Le oscillazioni di cui parla la FAO sono tra il 30 e il 40% e saranno oscillazioni in cui un ruolo sempre più determinante sarà rivestito dal cambiamento climatico. Quindi dopo un periodo di relativa stabilità dei prezzi delle derrate alimentari andiamo incontro invece a un periodo di grandi fluttuazioni dei prezzi delle derrate alimentari di base. La crisi del 2009, quindi l'aumento del prezzo delle derrate che si è registrato nel 2009, ha avuto un effetto sul numero di persone sottonutrite nel mondo. Alcuni di voi forse sapranno che uno degli obiettivi del millennio, cioè quelli che la comunità internazionale si è posta all'inizio del nuovo millennio, era quello di dimezzare entro il 2015 gli abitanti del pianeta che sono sottonutriti, cioè che non raggiungono un fabbisogno calorico sufficiente, quindi intorno alle 2200 calorie. E come si può vedere appunto da questo istogramma, nel 2008, ancora più nel 2009, c'è stato un incremento della popolazione sottonutrita che ha superato il miliardo. Chiaramente poi la quantità di sottonutriti si è in qualche modo ridimensionata, ma permane una situazione di sofferenza che riguarda soprattutto le aree deboli del pianeta, in particolare l'Africa. La crisi alimentare, ma l'acqua, crisi alimentare, che come abbiamo visto sono argomenti strettamente collegati, hanno ormai un'influenza anche sugli equilibri politici planetari. Si parla ormai da molti anni di una geopolitica dell'acqua. Quando parliamo di geopolitica dell'acqua non parliamo delle politiche idriche, ma parliamo dell'effetto che l'acqua ha sugli equilibri politici mondiali. L'acqua è una risorsa sempre più scarsa, una risorsa contesa. Abbiamo più di 270 bacini idrici internazionali, quindi fiumi condivisi da più paesi, situazioni quindi di conflittualità tra paesi per lo sfruttamento dell'acqua, che contribuiscono quindi all'instabilità internazionale. Spesso si è parlato di guerre dell'acqua, probabilmente nessuna guerra è mai scoppiata soltanto per l'acqua, forse nessuna ne scoppierà, ma sicuramente l'acqua è un moltiplicatore di rischi, in grado di aumentare la conflittualità tra paesi, soprattutto all'interno di aree caratterizzate da penuria idrica. Quindi destabilizzazione sul piano internazionale, conflitti o conflittualità tra paesi per l'accesso alle risorse e destabilizzazione anche all'interno degli stati. Questa è un'immagine che mostra la distribuzione del pane in Egitto. I paesi arabi sono tra le aree del pianeta maggiormente dipendenti dalle importazioni di derrate alimentari. Questo vuol dire che l'aumento del prezzo del pane, quindi delle derrate alimentari di base, di cui parlavamo prima nel 2008 e poi quello che ha fatto seguito nel 2011, ha avuto un fortissimo impatto sulle condizioni di vita della popolazione egiziana. Quindi a fronte di una forte dipendenza alimentare, l'aumento del prezzo del grano ha provocato un aumento della povertà, quindi sempre meno persone. In Egitto il 20% della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà, quindi l'aumento del prezzo del pane ha creato quel malcontento sociale che non può essere considerato la causa delle primavere arabe, ma sicuramente ha rappresentato un fattore che ha amplificato il malcontento sociale, quindi una sorta di detonatore di quelle che sono state poi le primavere arabe. Un piccolo accenno, sempre parlando di geopolitica dell'acqua, quindi dell'importanza che l'acqua riveste negli equilibri internazionali, i migranti ambientali. C'è un fenomeno che sta interessando ormai ampie parti del pianeta, ma soprattutto l'Africa, che è legata alla mancanza di acqua e al cambiamento climatico. Nuovi flussi migratori dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa
premono lungo le coste dell'Africa per poi raggiungere l'Europa. Cioè anche gli sbarchi che noi registriamo a Lampedusa, quelli che registriamo lungo le nostre coste, sono in parte rappresentati da migranti ambientali, cioè da popolazioni che vivono in queste fasce aride del Sahel, che a fronte del riscaldamento climatico globale non riescono più a soddisfare il proprio fabbisogno alimentare. Quindi a fronte di un deterioramento dell'ecosistema c'è un push factor, cioè un fattore di spinta, come dicono i demografi, che costringe sempre più spesso delle popolazioni a lasciare le proprie terre. Quindi nuovi flussi migratori, nuova tipologia di migranti, appunto i migranti ambientali. I dati ufficiali parlano attualmente di più di 1 miliardo di migranti ambientali nel mondo. Qual è la risposta all'insicurezza alimentare? In realtà il quadro che io vi ho delineato è un quadro appunto di scarsità di acqua, di deterioramento delle condizioni di penuria idrica legate al riscaldamento climatico globale, di crisi alimentare. E qual è la risposta all'insicurezza alimentare? Beh, una delle risposte è questo fenomeno del land grabbing. Vi ho messo appunto la definizione. In realtà il land grabbing è l'acquisizione da parte di soggetti pubblici o privati di vaste estensioni di terra destinate a produrre beni alimentari e biocarburanti da immettere appunto sui mercati internazionali. Chi è l'attore? Chi sono gli attori che partecipano a questa corsa alla terra? Beh, sono chiaramente le multinazionali dell'agribusiness, qua vi ho messo la Cargill, ma ci sono delle multinazionali ormai potentissime che controllano tutta la filiera della produzione alimentare, dai semi, fertilizzanti, pesticidi, produzione appunto di derrate alimentari. A fronte di un prezzo delle derrate alimentari che aumenta sul mercato internazionale, le multinazionali dell'agribusiness hanno un crescente interesse ad accaparrarsi terre, soprattutto in paesi in via di sviluppo, per produrre appunto derrate alimentari. Alla corsa alla terra partecipano poi anche le imprese del settore energetico, vedete la pompa di benzina stilizzata, e perché a fronte di un aumento del prezzo del petrolio e anche a fronte degli incentivi che Stati Uniti e Europa stanno dando alla produzione di biocarburanti, cioè carburanti prodotti a partire da materie prime vegetali come il mais o la canna da zucchero, molte imprese del settore energetico stanno partecipando a questa corsa alla terra, quindi a questa acquisizione di terra. Ultimo, il mondo della finanza. L'acquisto di derrate alimentari, grandi stock di derrate alimentari da immettere sui mercati, è diventato un asset di investimento molto interessante anche per i grandi capitali finanziari. Quindi abbiamo fondi di investimento, fondi pensione che investono anche loro in terra, perché la terra e la produzione di derrate alimentari è diventato un affare sempre più interessante anche dal punto di vista della realizzazione di grandi profitti. Abbiamo visto gli attori che acquistano terra, ma chi è che la vende? Abbiamo il fenomeno del land grabbing, è un po' diffuso alla scala internazionale, ma interessa soprattutto l'Africa. In generale interessa paesi poveri che sono caratterizzati da ampia disponibilità di terra, abbondanza di acqua, perché dietro il land grabbing chiaramente c'è il water grabbing, perché non ha senso acquistare terra se non c'è anche acqua disponibile. Quindi la pressione sulla terra, l'acquisizione di terra, lo sfruttamento di questa terra si associa anche allo sfruttamento dell'acqua. Questi paesi quindi hanno abbondanza di terra e di acqua, quindi le due risorse fondamentali per produrre derrate alimentari, hanno grosse potenzialità di incremento delle rese agricole e hanno un basso costo della manodopera. I grandi organismi internazionali, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, guardano al land grabbing come un fenomeno positivo, cioè come un fenomeno che può portare capitali privati nei paesi in via di sviluppo per aumentare la produzione e aumentare tutta la produttività di questi paesi che è molto bassa, quindi risolvere in qualche modo il problema della insicurezza alimentare attraverso gli investimenti del settore privato. In realtà questa argomentazione è molto discutibile, infatti c'è un dibattito molto acceso che a fronte di posizioni favorevoli, che sono quelle appunto del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, c'è invece un ampio movimento che si oppone al land grabbing, ed è quello delle ONG, di molti esponenti del mondo della ricerca, delle associazioni di agricoltori, che vedono invece nel land grabbing un fenomeno estremamente pericoloso, perché è un fenomeno che in qualche modo tende a espropriare le comunità locali del controllo sulle proprie risorse naturali. Considerate che in Africa questi contratti di land grabbing sono contratti che si caratterizzano per la totale mancanza di trasparenza. Vengono siglati dai governi che sono governi non democratici, cedono enormi porzioni di terra, quindi espropriando e cacciando spesso le comunità locali, senza nessuna possibilità di controllo da parte della società civile. Quindi è un fenomeno estremamente pericoloso in termini di controllo sulle risorse naturali.
c'è una corsa alla terra, ma c'è anche una corsa all'acqua. Il fenomeno della privatizzazione del settore idrico è un fenomeno ormai, diciamo, che data già dagli anni Ottanta, da quando Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale hanno definito il settore idrico un settore water intensive, cioè un settore che necessita di fortissimi investimenti per realizzare le infrastrutture idriche, cioè per portare l'acqua a quel miliardo e 200 milioni di abitanti del pianeta che non ha accesso all'acqua. I governi mancano di finanziamenti, i finanziamenti internazionali sono scarsi, è necessario coinvolgere i privati. Ed è quello che è avvenuto, le aziende leader nel settore, quindi quelle aziende che realizzano e gestiscono le reti idriche, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, sono delle multinazionali potentissime, soltanto tre di queste sono prevalentemente francesi, quindi la Vivendi, Veolia e Suez controllano da soli il 70% del volume di affari mondiali, quindi sono delle multinazionali potentissime. Chiaramente quando queste multinazionali realizzano e gestiscono le infrastrutture idriche impongono anche un prezzo, una tariffazione che secondo le leggi del mercato e secondo le leggi delle multinazionali è improntato al principio del full recovery cost, cioè tutti i costi di captazione, trasporto, depurazione della risorsa devono essere coperti dal prezzo, quindi dalla tariffazione. Anche questo quindi è un fenomeno pericoloso, ma di cui poi il documentario Flow, che arriverà poi alla fine della conferenza spettacolo, ci darà ulteriori approfondimenti, ulteriori informazioni. Il problema fondamentale è che dare un prezzo all'acqua vuol dire privare le popolazioni povere della possibilità di avere acqua, perché un prezzo dell'acqua improntato al principio del full recovery cost è un prezzo che spesso le popolazioni dei paesi in via di sviluppo non possono sopportare. Per di più le grandi multinazionali sono private, quindi devono rendere conto ai propri, cioè devono realizzare dei profitti, devono realizzare dei dividendi, e questo vuol dire che l'acqua diventa una fonte di profitto, l'acqua diventa una merce. E il grande dibattito quindi è proprio quello tra l'acqua come bisogno o l'acqua come diritto fondamentale. Chiudo questa mia presentazione, che vuole anche essere appunto introduttiva di tutti gli aspetti che poi saranno trattati dopo di me. Si conclude con questa frase: ogni goccia conta. Allora, se è vero che ogni goccia conta, è necessario risparmiare acqua, è necessario modificare le nostre abitudini di uso dell'acqua, ma anche la nostra alimentazione, quindi una maggiore attenzione all'impronta idrica della nostra alimentazione. Vuol dire difendere l'acqua dagli interessi di mercato, perché appunto le risorse naturali sono sempre più oggetto degli interessi del mercato, e poi bisogna ricorrere alla tecnologia, quindi a tutte le tecniche moderne di riuso delle acque e di depurazione. E su questo appunto la depurazione verde, di cui parlerà Dario Sabino e Sergio Modenese, rappresenta veramente il futuro verde della depurazione. Vi ringrazio e lascio la parola ad Alessia Capoccia e Laura Marangoni. Grazie. Buongiorno a tutti, noi siamo Laura Marangoni e Alessia Capoccia e abbiamo frequentato l'edizione 2012-2013 del Green Management Program presso la Fondazione ISTUD. L'intervento che terremo oggi intitola Il mare in una mela, ovvero un breve racconto di come la consapevolezza possa cambiare il mondo. Tratteremo in una prima parte di perché abbiamo bisogno di acqua, nella seconda parte invece parleremo della contaminazione dell'acqua e introdurremo poi la parte dell'impronta idrica e di quali sono le fasi nel processo di produzione degli alimenti più idrovori. Arriveremo poi alle nostre conclusioni. La fase della coltivazione delle materie prime, il trasporto, il confezionamento del prodotto. E all'interno dell'impronta idrica ci sono tre tipi diversi di componenti. Abbiamo l'impronta idrica verde, che comprende le acque traspirate in fase di coltivazione dagli alimenti. L'impronta idrica blu, che comprende le acque sottratte al ciclo naturale e sono acque sotterranee o superficiali. E l'impronta idrica grigia, che invece consiste in acque inquinate che necessitano di essere trattate prima di venire reimmesse nell'ambiente, restituite all'ambiente.
Alcuni dati sull'impronta idrica ci dicono che a livello globale l'impronta idrica media annua è nel periodo dal 1996 al 2005 è stata di 9.087 gigametri cubi l'anno. Di questo dato il 74% scusate, di impronta verde, l'11% impronta blu e il 15% impronta idrica grigia. E a questo dato la produzione agricola contribuisce per il 92%, quindi è veramente un dato abbastanza importante e anche allarmante. L'impronta idrica di un consumatore medio globale è di 1385 metri cubi di acqua e appunto il 27% dovuto al consumo di prodotti di origine cerealicola, il 22% carne e il 7% solamente dei prodotti lattiero-caseari. Questi sono dati che derivano da uno studio pubblicato dal Proceeding of the National Academy of Science. Passando poi alla nostra nazione, vediamo che l'impronta idrica giornaliera di un'italiana è in media di 6.400 litri di acqua e circa 2.334 metri cubi l'anno. E prettamente questo consumo include gli usi domestici e per la produzione di ciò che mangiamo e ciò che indossiamo, perché se poi dovessimo andare a vedere anche per dire nel settore tessile, vedremmo che anche lì i consumi di acqua necessari per la produzione degli indumenti sono veramente altissime. Siamo al quarto posto nella classifica mondiale per il più elevato consumo individuale di acqua. Ma oltre ai consumi individuali di un individuo, quanta acqua serve? Ci siamo mai chiesti per produrre degli alimenti che consumiamo quotidianamente nella nostra alimentazione come un uovo? Allora, un uovo per essere prodotto richiede circa 200 litri di acqua. Un chilo di pasta, che possiamo mediamente consumare durante un pranzo in famiglia, corrisponde a circa 1924 litri di acqua. Un hamburger, che possiamo consumare tutti un pranzo da McDonald's, corrisponde a 2400 litri di acqua. Ma oltre all'acqua necessaria per produrre il bene in se stesso, quanta acqua è servita nel caso dell'uovo per far crescere la gallina che poi ci produce questo uovo? Quanta acqua è servita per coltivare il grano o il foraggio, oppure per sfamare il nostro bovino da cui noi poi ricaviamo la carne per l'hamburger? Queste sono cose che di solito non ci poniamo mai quotidianamente mentre ci nutriamo, insomma. Abbiamo preso un classico della ricetta, magari che si può comunemente fare a casa, che è la torta di mele. Quindi proviamo a calcolare nella preparazione di una torta di mele quanta acqua è necessaria. Allora, questi sono mediamente gli ingredienti che servono per preparare la torta e vediamo che per una torta servono circa 700 grammi di mele, il quale corrisponde a 560 litri di acqua, per 3 uova circa 600 litri, per 70 grammi di burro 400 litri di acqua, 300 grammi di farina corrispondono a 600 litri di acqua, zucchero 300 litri e così via. E notiamo che quindi il totale dei litri di acqua necessari per produrre una torta di mele corrispondono a 2685 litri di acqua. E visto così è un dato che fa un po' paura, almeno a me lascia un attimino così, un po' con un punto di domanda. E oltre alla domanda di quanta acqua serve per produrre la nostra torta di mele, quanto costa in sé la preparazione della torta di mele? Quindi al di là degli ingredienti, quanto costa in acqua la produzione di questa nostra torta? Allora, qui vediamo il costo dell'acqua al metro cubo nelle diverse aree geografiche italiane. Come si può vedere dalla tabella, il centro Italia è la zona geografica con il più alto costo dell'acqua al metro cubo. Quindi
si varia tra i 2,12 euro al metro cubo all'area del nord-ovest, che è quella più bassa. Quindi il costo medio italiano è di 1,62 euro al metro cubo per acqua. Di questo costo la ripartizione spetta per il 64% alla potabilizzazione dell'acqua, per il 25% alla manutenzione della rete fognaria e l'11% per la depurazione delle acque. Ma se noi allora ritorniamo al dato di prima, l'impronta idrica della nostra torta è di 2.685 litri di acqua, che in metri cubi corrisponde a 2,6 metri cubi. Il costo alla società in acqua quindi è di circa 3,24 euro, se prendiamo il costo medio di 1,62. Gli ingredienti per la nostra torta costano all'incirca sui 3 euro, quindi possiamo verificare che i costi dell'acqua sono pari al costo degli ingredienti che occorrono per la nostra torta. Queste sono di solito osservazioni che nella preparazione non valutiamo mai, perché non penso che a nessuno di noi comunemente nella sua giornata venga in mente di mettersi a calcolare appunto quanta acqua viene impiegata. Però sono dei dati che comunque servono e devono farci riflettere per capire ogni volta che comunque mangiamo, ci nutriamo, prepariamo un cibo, capire cosa ci sta anche dietro a tutto questo. Allora, come dicevamo prima, come già accennava Eugenia, l'agricoltura è il settore che consuma in assoluto più quantità di acqua, quindi siamo all'incirca attorno al 70% del consumo globale di acqua legato appunto a questo settore. E come già accennato prima, l'aumento della popolazione mondiale nei prossimi anni comporterà anche sempre un maggiore incremento del consumo alimentare e quindi di conseguenza una maggiore richiesta di acqua. E il settore poi specialmente alimentare, food and beverage, è proprio al secondo posto dopo l'agricoltura per il maggiore consumo di acqua. E questo consumo non consiste solo nella produzione in se stessa, ma lungo tutte le fasi del ciclo di produzione dell'alimento, quindi dalla raccolta delle materie prime e la coltivazione di queste materie prime, all'inquinamento soprattutto durante il processo delle acque che vengono utilizzate. Qua possiamo vedere come nelle diverse fasi della produzione alimentare ci sia più o meno richiesta della quantità di acqua e di che tipo. Allora, nella produzione dell'alimento sono richieste delle grandi quantità di acque nella fase di acquacoltura, dell'irrigazione e soprattutto per le colture speciali è richiesta proprio acqua potabile. E nelle fasi di trasformazione dell'alimento ci sono tante fasi appunto che richiedono qualità di acqua medio-alta, oltre che a una grande quantità, come nella fase di raffreddamento dei prodotti, il lavaggio del prodotto stesso, delle attrezzature utilizzate, nel trasporto, nel mantenimento della catena del freddo dei prodotti, nel condizionamento, controlli di qualità, insomma sono tutte fasi molto delicate che richiedono appunto, quindi oltre a una qualità alta, veramente enormi quantità. Quindi siamo proprio davanti a un settore che è un grande consumatore effettivo di acqua. Cosa possiamo fare per tutelare e cercare di risparmiare la nostra risorsa idrica? L'unica soluzione, visto che non si può comunque evitare di nutrirsi, di alimentarsi, quindi di produrre questi beni che hanno necessità di così tanta acqua, l'unico aspetto su cui ci si può concentrare è cercare di fare degli interventi migliorativi e comunque che ci aiutino a preservarla nel nostro piccolo. Come analizzare il ciclo produttivo, identificando dei punti in cui si può intervenire, introdurre delle tecnologie che possano ottimizzare questi consumi di acqua, con magari dei controlli automatizzati, come già delle aziende fanno, specialmente nel settore delle acque in bottiglia, con degli ottimi risultati. Riutilizzo il ciclo delle acque per le fasi di catena del freddo, produzione di vapore o fasi di lavaggio, ottimizzare le irrigazioni mantenendo anche un rispetto delle condizioni climatiche e utilizzando dei sistemi che controllino la distribuzione dell'acqua.
e soprattutto, come poi vedremo appunto subito dopo di noi con Dario, rendere gli impianti di depurazione delle acque i più efficienti e all'avanguardia possibile, perché sono una soluzione ottimale per poter poi reintrodurre le nostre acque nel ciclo di produzione. Infine, l'acqua appunto è un bene da preservare. Come diceva prima Eugenia, l'acqua essenziale per la vita, che è l'acqua dolce, è in presenza minore sul nostro pianeta, circa il 2,5%. Quindi, come detto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'acqua essenziale per la vita, questa quantità di acqua dolce è veramente poca, quindi è da preservare ed è importante per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. Ma soprattutto, l'acqua noi la intendiamo sempre con il colore blu, ma ci siamo mai chiesti perché l'acqua è blu? L'aneddoto narra che il signor Raman stesse navigando verso l'India e mentre era in navigazione si rese conto che osservava il cielo e il cielo era grigio, ma il mare invece era di colore blu e lui inizialmente era convinto che entrambi fossero blu. Allora si chiese: come mai il mare è blu? Allora, questo è dovuto alle radiazioni luminose del sole che formano delle onde elettromagnetiche con diverse lunghezze d'onda. Queste onde elettromagnetiche dal nostro occhio sono percepite con delle lunghezze d'onda comprese tra l'infrarosso e l'ultravioletto, ma l'acqua riesce ad assorbire tutte queste lunghezze d'onda ad eccezione di quella blu, e quindi il nostro occhio percepisce l'acqua come il colore blu. E questo è il cosiddetto effetto Raman, appunto dall'autore di questo piccolo aneddoto che abbiamo voluto raccontarvi per farvi conoscere il perché dell'acqua blu. Questi 15 minuti e vi spiegheranno in cosa consiste una tecnologia verde per la depurazione delle acque, io vi spiego qualche concetto. Intanto, in queste slide che vedete dietro, cosa vi colpisce? Diciamo, tutti e due quelli in alto sono depuratori per le acque. La tecnologia che si usa normalmente è quella, secondo voi, quella di sinistra o quella di destra? Sì, facciamo una cosa interattiva, facciamo un po' di spettacolo. Allora, quella di sinistra è appunto un sedimentatore di un depuratore per i reflui civili, quindi per le acque appunto dei reflui civili. Quello che ci siamo inventati noi, ma poi con l'aiuto di, ci sono diversi centri di ricerca nel mondo che stanno studiando sistemi naturali, diciamo, di depurazione, che si basano sulla conoscenza di come funziona effettivamente un ecosistema acquatico naturale che da solo depura gli inquinanti, no? È in grado di costruire chiaramente attraverso gli organismi che popolano un fiume piuttosto che uno stagno, ricostruire quelle che sono le condizioni necessarie a riportare le acque ad essere riutilizzabili, ad esempio per l'irrigazione o ad essere potabili. Cioè, chiaramente l'ecosistema da solo è in grado di depurare le acque, quindi se noi lo conosciamo possiamo anche in qualche modo renderlo un pochino più tecnico questo sistema, ma integrarlo anche di più nel paesaggio. Quell'impianto che vedete di qua è un depuratore, fa lo stesso lavoro, quello che vedete a destra, del lavoro di quello che fa a sinistra, però chiaramente, cioè, credo che l'impressione che faccia è che è un pochettino più integrato nel paesaggio. Si tratta di un iWork depurante che ci è stata commissionata come primo lavoro 2 anni fa nell'ambasciata italiana di Brasilia. C'era un progetto che si chiamava Ambasciate Verdi, che voleva rendere completamente sostenibile dal punto energetico l'ambasciata italiana di Brasilia, quindi era una cosa anche promozionale, no? Di visibilità, prima del famoso Rio più 20, diciamo che questo sistema è un sistema di depurazione che utilizza le piante e i batteri, soprattutto quelli che lavorano di più sono i batteri e i funghi che vivono associati alle radici delle piante e che svolgono il fenomeno della depurazione. Quello che vedete sotto è la stessa applicazione della fitodepurazione alle piscine, le cosiddette piscine biologiche. Beh, adesso voglio fare un... siccome molti non conoscono le piscine biologiche, quanti di voi hanno sentito parlare di una piscina biologica? Tutte la mano. Perfetto, quindi noi siamo veramente, non abbiamo concorrenti sul mercato, no, in realtà ci sono. Però, diciamo che le piscine biologiche sono dei sistemi che, utilizzando la stessa tecnologia di depurazione naturale, permettono
di realizzare una piscina senza cloro, cioè quindi senza usare additivi chimici tipo bromo, cloro, eccetera. Sono divise in due zone, una zona che si chiama di rigenerazione, è un filtro biologico, no? E una zona di balneazione. In questo caso le acque, guardate un altro test. Quanti di voi farebbero il bagno in una piscina che non ha l'acqua blu? Ma se vi garantisco che è estremamente pulita. Vabbè, qua ne abbiamo due, tre, cioè tutti gli altri vorrebbero fare il bagno in una piscina col cloro, diciamo, perché gli piace di più. Cioè, chiaramente dal punto di vista sociale è difficile adesso far passare l'idea che l'acqua può essere pulita anche se non è azzurra, dovuta appunto all'effetto dei disinfettanti del cloro, del fatto che... È chiaro che se noi utilizziamo una piscina naturale, l'insolazione crea delle microalghe nella superficie balneabile, ma questo non è una sostanza inquinante, assolutamente no, anzi, in realtà noi rimuoviamo l'inquinante che è il cloro, no? Perché non utilizzandolo, per cui quando voi andate a fare un bagno in una ragazza di montagna, chiaramente avete la sensazione di fare, non avete la sensazione di fare il bagno in piscina, no? Quindi quello che si cerca di ricostruire è la sensazione di fare il bagno in un lago naturale. Quindi quello è un esempio di una piscina domestica per una famiglia di quattro persone realizzata con questa tecnologia. Allora, per farvi vedere come funziona, i nostri tecnici, che vedete qua, dotati di camice, perché sono dei tecnici, uno è dotato di camice e l'altra se lo sta mettendo, prego, venga. Giovane tecnico, giovane. Stanno ricostruendo quella che è l'area di rigenerazione di una piscina e l'area balneabile, praticamente, cioè come funziona un filtro depuratore. Adesso vi spiego un attimo il concetto biologico, cioè cos'è che fa funzionare bene il processo in natura? Le radici delle piante sono estesissime. Voi avete mai tirato fuori una pianta da un vaso e sciacquato, avete guardato come sono fatte le radici. Ci sono dei peletti radicali, che sono dei micron, diciamo, che costituiscono una superficie enorme per l'adesione dei batteri e dei funghi. Questo, il rapporto superficie-volume è elevatissimo, è molto più elevato di qualsiasi superficie l'uomo possa cercare di ingegnerizzare per far sì che i batteri possano aderirvi. Quello che succede nei depuratori normali, cioè se qualcuno di voi sa come funziona la depurazione normale delle acque, ad esempio alcuni depuratori fanno crescere i batteri nelle vasche, no, per la depurazione, e poi viene pompata dell'aria all'interno con dei compressori. Pompare dell'aria con dei compressori, energia, no? Costi molto grandi. È il costo maggiore di un depuratore, quello di pompare energia all'interno della cosiddetta vasca di biologia. Altro sistema è stampare delle plastiche e fare aderire su queste plastiche i batteri. Cioè vengono le plastiche, vengono immerse nel retro e i batteri formano una sorta di film, no? Il film batterico che si trova su queste strutture è quello che garantisce la depurazione. Lo stesso film batterico si forma sulle radici delle piante, questo è il concetto, è chiaro? Per far capire, perché non è la pianta nella parte esterna della pianta, quella è la parte più fondamentale del sistema, ma in realtà è la radice, perché esistono addirittura dei depuratori che funzionano quando la parte esterna è morta, cioè la parte principale della pianta è morta. Allora, per costruire un sistema di questo tipo dobbiamo fare uno scavo in terra. Questo rappresenta lo scavo, no? Che deve essere impermeabilizzato. In questo caso chiaramente non abbiamo messo un tessuto impermeabilizzante, perché se facciamo uno scavo a terra ci buttiamo dentro del terreno, chiaramente questo percola nella falda, no? Questo è un tessuto che si usa solitamente per impermeabilizzare gli scavi, che è EPDM si chiama, che è atossico, diciamo, poi dura tantissimo, sono quelli che si usano anche per le discariche, per dire, per evitare che percolate in discarica vada in fango. Quindi in teoria questo andrebbe rivestito con questo tessuto. Dopo bisogna mettere un sistema che permetta all'acqua che noi portiamo dalla fognatura al sistema di defluire all'interno di un sistema che qua è costituito da ciottoli, no? Ciottoli che è importante, devono essere stondati, devono essere ciottoli di piume, perché se i ciottoli sono invece frammentati si impaccano, per cui quando noi facciamo passare l'acqua attraverso i ciottoli si forma un filtrino e non defluisce bene. Quindi questo è il filtro
meccanico. Poi abbiamo, questo potete farlo anche a caso volendo, se volete, quello che stiamo facendo qua è trattare i residui organici che vengono prodotti da degli animali che andranno in questa vasca attraverso un sistema di fitodepurazione che è quello che stiamo costruendo di qua. Okay. È una coltura idroponica, infatti si dice idroponica perché appunto le piante poi vengono allevate soltanto in acqua e non in terra, quindi all'interno delle chiare. Questo cestello della ricotta è dove va dentro la pompa. Chiaramente nelle installazioni tipo quelle che vedete alle mie spalle non abbiamo messo dei cestelli della ricotta. Anche se però, per farli fare decisamente grandi, però diciamo si usano dei pozzetti di protezione delle pompe. Quindi le pompe, questa è una pompetta d'acquario, lì c'è una pompa grossa in quei sistemi da dietro, viene protetta in modo che non si otturi. La pompa, sapete come funziona una pompa? C'è qualche ingegnere qua dentro. L'altro giorno ho smontata uno e quarto anch'io. Io sono un biologo, per cui adesso mi sto anche un po' diciamo riciclando sulla parte ingegneristica quando ci sono dei problemi. Però la pompa praticamente è un motore dove c'è una testa che gira, si chiama la girante, questa testa che gira risucchia l'acqua e quindi la spinge dove vogliamo che l'acqua vada, no? Vedete appunto Modenese e la sua giovane assistente. Come ti chiami giovane assistente? Un applauso per la giovane assistente! Bravissima! Vedete adesso stiamo preparando il letto di fitodepurazione, vedete che la pompa deve andare all'immersione e dobbiamo creare il ricircolo, cioè questo è il filtro, qua viene ricircolata l'acqua e ripurificata. Quindi se volete farlo a caso, per esempio invece di usare un acquario con il filtro a carboni attivi, per dire, o altre sostanze, in questo modo qua utilizzate la pianta, bisogna prendere la pianta, tanto la posso vedere. Per il momento non c'è ancora la parte naturale, c'è solo la parte meccanica, adesso vi faccio vedere il pezzo forte della giornata. Un applauso per il Juncus e Fusus. Guardate che radici. Questo vi spiega chiaramente qual è il concetto. Cioè, immaginate che una pianta come questa, che è una classica pianta utilizzata per la fitodepurazione, un giunco del nostro italiano, della biodiversità delle piante lacustri proprio italiane, si chiama Juncus e Fusus, ha tantissime radici. Allora, questo è il protagonista della nostra giornata. Adesso poi asciugo, guarda anche l'asciugamano. So che poi avrebbero picchiato. Qua. Prego. Questo è il cuore del sistema. Una cultura idroponica perché appunto avviene soltanto in acqua. Quindi cosa succede? La pompa pesca l'acqua, come vedete, va dentro nell'acquario e quando il livello dell'acqua raggiungerà lo sfioro, per gravità naturale ricadrà, ecco vedete, e quindi continua a ricircolare. Adesso cosa manca? Chi sporca l'acqua? Cioè, se voi fate il bagno qua dentro, ci vuole molto piccolo. Comunque, adesso vi porto l'animale da palcoscenico. E voilà, questo è l'animale da palcoscenico. È una cotta, ma non è una cotta marina. È una cotta di acque dolci, si chiama Unio Pictorum. È una cotta spettacolare, perché questa qua, adesso noi lo utilizziamo come colei che sporca l'acqua, ma in realtà anche delle proprietà nelle biopiscine si può utilizzare anche per renderla più limpida, perché si nutre delle microalghe che si formano, no? Per cui è un bivalve filtra come le cotte normali. Allora noi adesso qua mettiamo il nostro Unio Pictorum e questo praticamente vi spiega come funziona un piccolo fitodepuratore. Chiaramente è molto più complesso realizzarlo dal vivo, però una tecnologia naturale di questo tipo rispetto a una tecnologia artificiale ha dei costi estremamente più bassi,
soprattutto dal punto di vista energetico, perché le piante cosa fanno? Fondamentalmente non hanno bisogno di ossigeno, no? Sono esse stesse che con la fotosintesi ossigeno, con le proprie radici, la popolazione batterica che si trova qui sotto. Quindi io direi che l'esperimento è stato realizzato, la prima volta nel mondo, qui al Festival della Scienza. Vi salutiamo, vi ringraziamo, se volete approfondimenti chiamateci. Dopodiché la cosa bella, che essendo naturale il sistema, le popolazioni batteriche che si sviluppano sulle radici sono quelle che si adattano proprio a quel tipo di reflo lì. Cioè significa che se voi avete qualche concetto di genetica, sapete che i batteri fondamentalmente aumentano la loro capacità di sopravvivere, cioè si sviluppano molto rapidamente, no? Si moltiplicano molto rapidamente e cambiano il loro patrimonio genetico, si adattano a quelle che sono le condizioni ambientali. Per cui cosa succede? Che se noi mettiamo un determinato tipo di reflo, cioè di sostanza da depurare, pian piano si sviluppano quei batteri che depurano quel reflo, perché vivono di quello. Sono l'unica cosa che hanno per nutrirsi. È come succede quando ci sono gli sversamenti di petrolio, no? Alla fine esistono ci sono delle popolazioni batteriche in mare che vanno a consumare quelle tipologie di petrolio, di idrocarburo. Quindi succede la stessa cosa. Quindi diciamo che migliora con l'età, come il vino. Vuole belle signore. E mi scusi, a seconda della fascia climatica usa piante diverse? No? Certo, sì, sì. Bisogna fare lo studio, essendo biologico, prende in considerazione quelle che sono le piante da utilizzare nelle varie fasce climatiche. E soprattutto si utilizzano le piante che già esistono in quella zona lì, perché sono già adattate a quelle temperature. Molto spesso si fanno degli errori nelle applicazioni perché magari sono importate piante, non so, dall'estero, perché c'è scritto in bibliografia che sono delle ottime piante per la depurazione, ma lo sono nella loro regione d'origine. Se noi le trapiantiamo, non chiaramente non... Si può fare anche in montagna queste cose qua. No, le cose sono nell'area di rigenerazione, cioè. Nella zona, sì, che vedete qua, questo è il filtro, questo è stato ricostruito nel nostro caso come una sponda di un fiume, di uno stagno naturale. Le ghiaie, piante che stanno meglio a terra, piante che stanno estremamente in acqua, cioè quindi qua dentro ad esempio ci abbiamo messo, si chiama le ninfe, no? E ci abbiamo messo le cozze, ci abbiamo messo, quindi quella lì è la parte di filtro, il bagno si fa di qua. Ma quella là non si vedeva. Scusate. Sì, questo è il lato dove si fa il bagno. È chiaro che c'è meno superficie per fare il bagno rispetto a una piscina normale. Bene, se non sta più alto. Sì, però in realtà l'altra cosa che è interessante di questa applicazione dal punto di vista estetico è che la piscina naturale muore d'inverno, viene coperta. Questa non va coperta, tutto l'anno rimane all'aperto. Per cui d'inverno diventa un laghetto ghiacciato, le piante cambiano. Le piante che si mettono in modo che fioriscano anche in modi diversi durante l'anno in modo da renderlo anche un ambiente vivo, cioè un ambiente vivo rispetto a un ambiente non vivo. Assolutamente sì, è lo stesso concetto. Ti prego di farlo e di mandarci una foto. Fallo, ci vuole poco. Devi fare solo un pochino nella maschera del tatuaggio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera, adesso qui con questo abbiamo perso di
Dario, ma ci voleva uno spot pubblicitario, qualcosa, è un balletto, un pezzo musicale per il cane. Bellissimo, complimenti, bellissimo. Bene, a me tocca aprire, cioè chiudere le relazioni per poi lasciare lo spazio alla, mi hanno detto di mettermi di qua così per i pomodori, così in modo tale che non rovinate altre cose. Però i fari poi mi impediscono almeno di vedere, di percepire che ci sono delle persone di fronte a me, questo è fondamentale quando si parla. Devo dire che quell'esperienza di una conferenza con l'arte è un'esperienza unica, per me è la prima, quindi non potevo mancare. Io sono Leonardo Salvemini, arrivo dall'Università Statale di Milano, in pratica insegno l'articolo 9 della Costituzione, perché da una parte insegno il diritto dell'ambiente e dall'altra parte insegno tutela e valorizzazione dei beni culturali, quindi in definitiva insegno l'articolo 9 della Costituzione. L'amica Eugenia, quando mi ha palesato l'idea di venire a parlare di acqua, naturalmente gli ho detto guarda, verrei anche a piedi con i ceci sotto le ginocchia, perché parlare di acqua è un tema estremamente importante. Nella mia vita professionale l'anno scorso venivo coinvolto come tecnico, come assessore in Regione Lombardia proprio sui temi ambientali, ebbene per 7 mesi non ho fatto altro che portare avanti questa mia concezione di acqua bene comune, a tal punto che poi nel forum dell'acqua che si è svolto a Milano, in rappresentanza della conferenza Stato-Regioni, l'ho ribadito, l'acqua deve assolutamente diventare bene comune, cioè non può più essere considerato bene pubblico e non può essere considerato bene privato. Le ragioni di questo, naturalmente le critiche sotto l'aspetto giuridico, prima di adombrarci e di accennarvi le ragioni, perché capisco che i temi giuridici sono sempre più pesanti, sarebbe stato più bello magari imbracciare una chitarra o un pianoforte e cantare una canzone, ma sempre sui temi dell'acqua naturalmente, ci sono bellissime canzoni, oltre che balletti che rappresentano l'acqua. Ma ahimè anche gli aspetti giuridici sono importanti, perché poi in fin dei conti sono quelli che ci regolano, quelli che regolano per esempio quello che spiegava prima Dario, quindi la possibilità della depurazione delle acque, l'accesso all'acqua stessa, che è fonte di vita, è la fonte principale di vita. Lo diceva Aristotele, credo, nel 325 a.C. e l'hanno ripetuto tutti quanti gli altri fino ad arrivare. Anche credo San Francesco dicesse una cosa del genere, ma non c'era bisogno di dirla, perché è qualcosa che possiamo percepire e capire tutti. Ecco, il fatto che l'acqua venga percepita e compresa come elemento essenziale, fondamentale di tutti, per la vita dell'uomo, ecco, questo sposta il bene acqua dal bene pubblico o dal bene privato per farlo allocare, farlo entrare a pieno titolo tra i beni comuni. Ma il problema è il nostro ordinamento è pronto per accettare l'acqua come bene comune? Che questa è la domanda e questa naturalmente è la sfida. I giuristi ambientali come il sottoscritto naturalmente stanno cercando di scrivere e di indurre il legislatore a recepire questo tipo di sollecitazione. Però è evidente che il nostro interlocutore non è soltanto il legislatore regionale, non è soltanto il legislatore nazionale, ma evidentemente deve partire da una sensibilità condivisa a livello internazionale. Le relazioni che abbiamo ascoltato prima, che io ho ascoltato con molto interesse, poi però di rubare le slide perché sono estremamente interessanti e importanti, beh, ci hanno evidenziato che l'acqua è motivo di giustizia sociale, l'acqua è motivo di guerra, l'acqua è motivo di sofferenza, l'acqua è motivo di morte e l'acqua è motivo di vita. L'anno prossimo parte questo progetto internazionale a cui come università abbiamo costituito un gruppo interuniversitario a Milano dell'agricoltura familiare con questo obiettivo, con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo delle risorse idriche per permettere che cosa? Per evitare, per limitare quella che è ormai la migrazione verso questi paesi che a livello illusorio possono rappresentare il benessere, ma
ma che invece, non sapendo che si abbandonano terre che invece con una gestione equilibrata, corta e razionale, come diceva qualcuno nel 1946 quando scrisse l'articolo 44 della Costituzione, ben lungi da sapere che quell'articolo lì avrebbe poi confuso le carte nel 2013, bene, in questo caso qui questi progetti mirano proprio a permettere un razionale uso del suolo attraverso l'utilizzo delle risorse idriche. E quindi è importante che questa acqua diventi sempre più bene comune. Cosa vuol dire bene comune? Vuol dire che deve essere un bene liberamente accessibile a tutti. Questa è la definizione ormai accolta e condivisa. Cosa vuol dire l'accessibilità a tutti? Prima, per esempio, si parlava, ne ha accennato in maniera molto chiara Eugenia quando ha detto la copertura dei costi integrali. Se l'obiettivo di chi gestisce la risorsa idrica è tariffarla in modo tale da coprire integralmente i costi, beh, è evidente che questo è estremamente, come dire, l'approccio porta immediatamente a escludere tutta una serie di paesi, di zone, di aree, di popolazioni che non sono in grado di coprire con economicamente i costi di gestione della risorsa idrica. Questo naturalmente è il grande limite. E allora cosa vuol dire risorsa? Bene comune. Vuol dire che è necessario che questa risorsa venga garantita quantomeno in alcuni limiti ritenuti essenziali a tutti. Si è reputato che i 50 litri giornalieri possano essere una soglia che soddisfi i bisogni domestici di consumo della risorsa idrica. Al di sopra di questa soglia la tariffazione potrebbe essere ritenuta accettabile. Al di sotto di questa soglia, ecco che la tariffazione dovrebbe essere adeguata da permetterne l'uso a tutti. E qualcuno si pone la domanda, ma ci sono delle fasce che non hanno possibilità di coprire a livello economico finanziario il costo anche di una tariffa minima? Benissimo, allora vuol dire che si copre sulla base di una fiscalità generale, cioè in base al pagamento delle imposte generali, né più né meno come l'imposizione generale copre costi che magari non sono possibili, non sono copribili dall'individuo stesso. E qui il grande tema, perché il bene comune, quindi la definizione di risorsa idrica come bene comune, di acqua come bene comune, poi il discorso naturalmente si apre al suolo evidentemente, qualcuno dice ma sì, è bene comune anche internet, la banda larga, qualcuno è bene comune anche, è evidente che più ci approcciamo a beni che soddisfano sempre di più esigenze di tutti gli individui, quindi si percepisce, si allarga la fascia di utenti, evidentemente quel bene non può essere più individuato come bene di proprietà privata o bene di proprietà pubblica, ma necessariamente deve essere considerato bene comune. Dicevo, a questo punto qui, nel momento in cui io approccio la fiscalità, il tema naturalmente diventa importante, diventa, ahimè, qui dolente, perché in questi giorni il collegato alla finanziaria, in questi giorni la discussione sulla legge della stabilità, le regioni, i comuni, per chi ha avuto modo di leggere gli atti di Firenze, dell'ANCI, tutti quanti coloro i quali si trovano a gestire servizi essenziali, quindi tra cui anche il servizio idrico, lamentano mancanza di investimenti, mancanza di fondi, eccetera. E nel momento in cui uno approccia poi la fiscalità, naturalmente per i giuristi il problema è incrociare questo articolo 53 della Costituzione che dice che tutti sono chiamati, sono a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Poi conclude dicendo che il nostro sistema tributario è informato a questi criteri di progressività, ma che ahimè sappiamo bene ormai la progressività è sempre legata a pochissime imposte. Ma torniamo alla prima parte, perché è quella che ci interessa. Noi oggi siamo chiamati a pagare le imposte, non le tasse, perché le tasse sono commisurate sui servizi che percepiamo, ma le imposte non c'è la corrispondenza puntuale sul servizio che otteniamo, anche se magari dovrebbe, in base alla nostra capacità contributiva. Bene, se sposiamo l'idea del bene comune, è evidente che il principio dovrebbe essere noi paghiamo le imposte in base al consumo, all'erosione della nostra risorsa naturale. Questa potrebbe essere la chiave di accesso per riscrivere
quelli che è quello che è un nuovo sistema tributario, prevedendo delle fasce di esenzione per i soggetti privi di reddito, ma questo non significa impedirne l'accesso alla risorsa naturale. Ecco la chiave, ci sono numerosissimi progetti di legge che sviluppano questo tema della fiscalità legata all'erosione delle risorse naturali, ma ahimè, nel senso, la sfida anche culturale è molto 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 difficile, molto lunga, molto impervia, però devo dire anche dal punto di vista giuridico, dottrinale, estremamente affascinante. Torniamo al nostro bene comune, alla nostra acqua. Ci sono nel nostro ordinamento, nella nostra Costituzione, dei principi che ci possano dire, bene, se domani mattina il nostro legislatore statale dovesse introdurre una legge sul consumo, sull'acqua bene comune, ci sono dei principi? Ebbene, credo di sì, soprattutto nella primissima parte, nei principi fondamentali, ci sono dei fortissimi richiami ai beni comuni. Da dove leggiamo l'articolo 2 della Costituzione, il principio di solidarietà, in questi doveri inderogabili, ebbene, è inevitabile che tra i doveri e gli obblighi e i diritti possiamo annoverare la salubrità delle nostre risorse naturali, l'accessibilità degli stessi. L'articolo 3 della Costituzione, soprattutto la seconda parte, il secondo comma, laddove sentiamo e leggiamo che la Repubblica deve rimuovere questi ostacoli che di ordine economico, sociale, eccetera, possano di fatto, quindi concretamente, impedire il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 9 della Costituzione, questa Repubblica tutela il paesaggio, in questo termine paesaggio naturalmente, elenchiamo tutte quante le nostre risorse naturali. Quindi soltanto, non voglio insistere perché elencare norme di articoli non siamo qui per questo, ma soltanto per sensibilizzare che il tema dell'acqua bene comune non è uno spot pubblicitario, ma è una grande sfida culturale, giuridico-culturale, etico-filosofica, necessaria secondo me per il futuro, perché quello che abbiamo letto prima, ascoltato prima sul consumo idrico, sull'impronta idrica. Io ricordo un incontro quando ricoprivo questa carica istituzionale con numerosi responsabili di firme importantissime, anche multinazionali, dell'acqua, dove io evidenziai questo tipo di necessità. Loro dissero sì, ma è follia perché noi non copriamo i costi. Vedete il pensiero, noi non copriamo i costi. Questo legame tra il costo e la risorsa è un legame che evidentemente non solo assume delle pericolosità sociali, ma poi potrebbe, e secondo me può, impedire nel lungo periodo che la risorsa stessa diventi accessibile e soprattutto sia sempre più e sempre più pura, perché il nostro organismo, ahimè, ha bisogno di purezza. L'altra sera un convegno sull'inquinamento atmosferico provocato dai cementifici che bruciano rifiuti, sicuramente chi è addetto sa che il CDRQ o il CSS sostituisce il petcoke nei cementifici, quindi oggi questi cementifici bruciano rifiuti. Bene, discutendo con questi ricercatori del Mario Negri di Milano, mi dicevano il nostro organismo ha bisogno di veleni, perché ormai è educato a, attraverso la nostra alimentazione, a percepire veleni. L'unica sostanza che, se inquinata, produce la morte del nostro organismo, sapete qual è? L'acqua. Ora, di fronte a questa affermazione, a questa conferma, è evidente che, e concludo, noi non possiamo far altro che cercare di aprire la nostra mente a nuove forme. Oggi il bene comune, ma nulla vieta di elaborare nuove forme giuridiche, proprio perché l'acqua sia disponibile e percepita da tutti, sempre di più, senza ostacoli, e che da motivo di ingiustizia sociale diventi sempre più motivo di giustizia sociale. Io vi ringrazio, spero di avermi annoiato, è il tema della fine. Grazie. Thank you.
Thank you.
abafundayo engathi ukuthi ngabefundisa ngani kanjani ngabondla ngani kanjani akukusindisa ungcono ngoba nakho lokho okuzayo owemali vele okuphoqa ukuthi imali kungenayo gcina futhi ubuyelile khona ufilimu phindela khona lapho ufilimu uncolile ya abanye bafike basitshele ukuthi funa ma besibuyekowakha sikwenze njani kokungabezempilo susawenele ngoba manje usungawakha nakho vele lokhu abathi asikusebenzise kuyimali imali ma ingekhakha into ongayenza kuyikho ukuthi vese phuze wona enjengoba njalo visto tanto sangue, lo versano qui e basta, finirà nel lago Titicaca, che è il sacro per la popolazione locale. Questa è la parte rimasta scoperta, ma tutto quello che stanno facendo a fiume noi non lo vediamo. Lo copriranno senza bonifiche, tanto per non lasciarlo così, ma emanerà sempre lo stesso cattivo odore. Bisognerebbe proprio coprire il fiume perché puzza. Dal mattatoio viene fuori di tutto, il sangue, gli scarti di macellazione, il bestiame. Poi c'è l'acqua sporca dei residenti, in alcune zone manca il sistema fognario. Quindi la gente è costretta a fare bisogni nei ruscelli. La Suez aveva promesso di investire in un impianto di trattamento, invece non ha fatto nulla. E ha scaricato di qua in questo fiume che sfocia nel lago Titicaca. Sì, questo è un fiume che attraversa tutta la città. Quindi quello che si vede qui si vedrà dappertutto. L'acqua è un servizio pubblico, ma negli ultimi 10 anni tre grandi compagnie idriche europee hanno iniziato a fornirla a scopo di lucro in molte parti del mondo. Sono aziende potenti presenti nella classifica della rivista Fortune. Sono Florida e in rapido sviluppo. In sostanza i paesi poveri del mondo sono costretti a demandare il controllo delle loro reti idriche a una multinazionale europea o comunque lontanissima da loro. La Suez è una delle due aziende leader mondiali nella distribuzione e nel trattamento dell'acqua. Lavoro per una grande compagnia francese che opera nel settore idrico. Vivendi Environment. Operiamo in più di 100 paesi.
different countries. We are active since operiamo da 150 anni. We have a very long abbiamo un'esperienza di lunga data nel settore idrico. Questo è l'impianto dell'Aguas dei Limani, ma l'acqua in questo punto è contaminata. Ora esce un litema, prima l'avete vista veramente, e tra poco cominceranno a uscire anche dei vermi. I ragazzini che giocano per strada vengono qui a riposarsi e a bere, ma quest'acqua gli fa male. L'obiettivo della privatizzazione era dotare di acqua potabile e di un sistema fognario le città di La Paz e di Lato. Durante questo processo però abbiamo rivelato che solo nella città di Lato 208.000 persone sono ancora prive dell'acqua potabile. Di più. Ci accusano di non essere puliti, ma non è una scelta. Non abbiamo acqua, siamo gente umile e ad alcuni l'acqua basta malapesa. Se la privatizzano, la gente dove prenderà i soldi? Aguas dei Limani deve andare via. Chi abita nei paraggi non ha né acqua né fogna. Come avete saputo attraverso la stampa dei vostri paesi, ormai qui in Bolivia stiamo soffrendo. Possono comprare i nostri dirigenti, ma non riusciranno a comprarci tutti. Questo è un paese in cui quasi un bambino su 10 muore prima del quinto anno di età. E la maggior parte di questi decessi è dovuta a patologie connesse alla mancanza di acqua potabile pura. La gente di El Alto dice no alla privatizzazione dell'acqua, perché sa che senza l'accesso all'acqua potabile.